Hola, io sono Luca, benvenuto o benvenuta al mio canale. Oggi ti racconterò come creare e fare le prime impostazioni base del Business Manager di Facebook. A cosa serve il Business Manager? Serve fondamentalmente per gestire il tuo business e la pubblicità in Facebook e Instagram della tua attività. Diciamo che tu potresti fare pubblicità anche con il tuo account personale, però siccome a Facebook piace spesso rifiutare le pubblicità e se ti rifiuta troppe volte rischi addirittura di perdere il tuo account personale, è meglio crearti un business manager da dove gestisci tutto, è molto più completo, hai un unico pannello di controllo dal quale puoi gestire appunto le pubblicità, gli account pubblicitari, le pagine di Facebook, i tuoi collaboratori, le forme di pagamento e appunto gli account Instagram se hai un account Instagram collegato al tuo business. Andiamo a vedere immediatamente come si fa. All'indirizzo business.facebook.com overview, che poi comunque ti metterò sotto il video, tu accedi alla schermata che stai vedendo ad ora. In alto vedrai che siccome mi sono già connesso a Facebook, vedo la mia icona e ho un tasto che è crea account. Se tu non dovessi essere collegato, nel momento in cui clicchi su crea account, lui ti chiede di loggarti con il tuo account personale di Facebook. Quindi crea account, come vedi ti chiede tre semplici informazioni. La prima è nome account e business. In questo campo io ti consiglio di mettere il nome della tua ditta, nome ditta, più, e questo ti consiglio di farlo, agency, perché? Perché in questo modo Facebook pensa che tu sia un'agenzia pubblicitaria e diciamo che rompe meno le scatole. Dopodiché metti il tuo nome, in questo caso c'è il mio, e il tuo indirizzo email aziendale. Diciamo, qui non devi mettere il tuo indirizzo email che usi per entrare in Facebook, ma il tuo indirizzo email che usi appunto per l'azienda. Nel momento in cui farai clic su avanti, automaticamente entrerai in quello che è il pannello di controllo di Business Manager, immediatamente. Come vedi, io qua vedo una pagina che sto gestendo e vedo il mio account pubblicitario. Tu potresti non trovare nulla, l'unica cosa che devi fare è fare impostazioni di business manager che incontri qui in alto a destra. Momento che si carica la pagina, ho internet che è un po' lento, vedi che sulla sinistra hai un menu piuttosto lungo che sono tutte le impostazioni che potresti andare a fare. Noi andremo a vedere solo le principali perché è inutile guardare tutto adesso e eventualmente ci sono dei video più approfonditi e io faccio parte di un'accademia che si chiama Business Box Italia, nella quale appunto ci stanno insegnando a usare tutti questi strumenti. È assolutamente interessante perché oltre a insegnarti a usare gli strumenti che puoi usare per il tuo business, ti danno anche la possibilità di promuovere questa accademia e guadagnare fondamentalmente vendendo e lavorando sulle affiliazioni degli strumenti che si usano per lavorare. Quindi il business manager non fa parte di questi strumenti, ma è fondamentale per promuovere il business. Allora, la prima cosa che andremo a fare è aggiungere una persona. Sicuramente automaticamente ci sarai tu, ma potresti avere la necessità di far gestire il business manager anche da un'altra persona. Diciamo che tu vuoi farla a gestire a me. Come vedi, a sinistra abbiamo il menu utenti, persone, qui persone, aggiungi. Nel momento che aggiungi una persona, le stai dando la possibilità di entrare nel tuo business manager. Quello che ti chiede è l'indirizzo email. Nel mio caso, per esempio, se volessi invitare me, metti all'email lucacamerini.com. Se tu vai sul sito lucacamerini.com, potrai vedere il video. Chiaramente a me dice che non posso aggiungermi perché sono la stessa persona. Ti dicevo, sul sito lucacamerini.com puoi vedere un video che dura un'ora e mezza dove ti viene spiegato nel dettaglio come funziona l'Accademia Business Box Italia alla quale io partecipo. Allora, qui sotto avrai la possibilità di aggiungere accesso come dipendente o accesso amministratore. Qual è la differenza tra queste due cose? Accesso come dipendente, tu dai l'accesso a me e mi permetti di usare solo determinate cose. Se invece vuoi che io gestisca come se fossi tu il tuo business manager, devi darmi l'accesso come amministratore. Quindi questa è l'opzione. Fatta
fai clic su avanti, a me adesso non permette di farlo perché ho messo un'email che sono già io. E diciamo le persone qui sono a posto, hai già aggiunto una persona. La seconda cosa importante da fare è andare su pagina. Per fare pubblicità in Facebook tu non puoi fare pubblicità al tuo account personale, quindi al tuo profilo che tu usi con la tua famiglia, con i tuoi amici, per fare le tue cose. Devi avere una pagina che parla del tuo business. Se andiamo su pagine, come vedrai, io ho già collegato una pagina, in alto, arrivano sempre pagine, aggiungi, ti permette di aggiungere una pagina, di richiedere l'accesso ad una pagina già esistente, ad esempio. Se tu volessi gestire anche la mia pagina, dici richiedo l'accesso per gestire la pagina Luca Camerini e io te lo accetterò o non te lo accetterò. Oppure, se non hai un con una pagina, crea una pagina nuova. Generalmente, se sei arrivato qua, è perché tu hai già una pagina da gestire, quindi fai aggiungi una pagina e come vedi ti chiede l'URL della tua pagina di Facebook. Qui semplicemente tu farai il nome della pagina, Luca. Comincia a scrivertelo, tu selezioni qual è, e nel momento che l'hai selezionata fai aggiungi pagina e automaticamente la tua pagina sarà collegata al tuo Business Account Manager. La seguente cosa, che trovi anche in ordine nel menu di sinistra, è account pubblicitari. Cosa sono gli account pubblicitari? Diciamo che il business manager è l'azienda. Gli account pubblicitari sono le varie persone che potrebbero gestire pubblicità nel tuo business manager o sono account diversi che usi per attività diverse. Nel mio caso io ho un'attività mia e un'attività che è il Business Box Italia. In questo caso io potrei fare un account pubblicitario per la mia attività e un account pubblicitario per l'attività Business Box Italia. Importante è anche da dire che al principio Facebook, siccome sei una persona nuova, vuole conoscerti, ti permette di creare solo un account pubblicitario. È importante sempre avere almeno un account pubblicitario in più perché, come ti dicevo prima, siccome a Facebook piace rifiutare pubblicità e bannare significa ti blocca l'accesso, è meglio sempre avere di scorta un account pubblicitario. Quindi andando in account pubblicitari, io vedo già il mio esistente e come negli altri due menu, account pubblicitari, aggiungi. In questo caso vedi che io non ho la possibilità di aggiungerlo perché non ho ancora speso abbastanza soldi in Facebook perché mi dia la possibilità di creare un altro account pubblicitario. Nel momento in cui tu farai aggiungi account, ti chiederà poche informazioni e potrai aggiungerlo. Diciamo che le informazioni che ti chiederà all'inizio sono come chiamarlo. Anche in questo caso ti consiglio di mettere o il tuo nome e sempre mettere agency, o nel caso in cui tu abbia già un sito internet, mettere il nome del sito internet che andrai a pubblicizzare con quell'account pubblicitario. Perché è importante questo? Per far sì che un account non pubblicizzi due siti diversi, pubblicizzi sempre lo stesso, e tu puoi riconoscere dal nome dell'account qual è il sito che vai a gestire per la pubblicità. Anche in questo caso, come ti dicevo prima, è meglio aggiungere al nome agency e come vedrai io ho messo agency numero 1. Perché? Perché mano a mano che potrò aggiungere account pubblicitari lo chiamerò agency numero 1, numero 2, numero 3, per sapere qual è il più vecchio, il più antico, per riconoscerli e sempre per far vedere a Facebook che sono fondamentalmente un'agenzia. Sono una persona sola, però Facebook, più persone vede all'interno di un business manager, più pensa che sia un'agenzia e non sappiamo perché, però ti rompe meno le scatole. Quando creerai il tuo BB Agency, il tuo account pubblicitario, il tuo AD account, ti chiederà delle informazioni sulla tua ditta. Ovviamente, compila tutto. Con i dati veritieri, e più informazioni dai a Facebook su te stesso, più lui capisce che non hai nulla da nascondere, che sei una persona reale e ti farà meno problemi. Il seguente passo che si può andare a fare è andare a collegare un account di Instagram. Instagram ormai è uno strumento potentissimo, come saprai, è uno strumento che è
proprietà di Google stesso, di Google, di Facebook stesso. Quindi tu hai possibilità attraverso il business manager di fare pubblicità allo stesso tempo, tanto su Facebook che su Instagram. Sono due forme differenti di social network. Però Instagram sta prendendo sempre più piede e quindi è importante poter gestire pubblicità in entrambi i casi. Per aggiungere un account di Instagram, come nelle altre varie pagine, in alto c'è un tasto blu che dice aggiungi, collega il tuo account di Instagram, ti chiederà qual è l'account della tua azienda e in quel caso avrai già fondamentalmente collegato il tuo account Instagram. Adesso andiamo alle parti un pochino più tecniche. Diciamo che andiamo a scoprire qual è quel punto che fa la differenza per fare pubblicità in Facebook. Come vedi nel menu di sinistra abbiamo origine dei dati. In origine dei dati abbiamo dei cataloghi. I cataloghi sono se fai commercio elettronico è un'impostazione più avanzata, ma la cosa più importante è il pixel. Il pixel che cos'è? Il pixel è un piccolo codice che Facebook ti fornisce e che tu vai a mettere nel tuo sito internet. O se non lo fai tu il tuo sito internet, lo chiedi alla persona che ti gestisce la parte, il tuo sito, è un codice che mantiene traccia di quello che succede sul tuo sito. Perché è importante? Perché più tu fai pubblicità, più persone visitano il tuo sito, più questo pixel raccoglie dati. Perché raccoglie questi dati? Raccoglie questi dati per poi poter fare pubblicità. Quando tu andrai a fare pubblicità su Business Manager, quindi su Facebook, avrai la possibilità o di scegliere la popolazione che vuoi andare a colpire con la tua pubblicità, o potrai approfittare del pixel. Il pixel cosa ti permette di fare? Per esempio, un tipo di pubblicità che si chiama remarketing, ossia io vado a fare una pubblicità che non vedrà qualsiasi persona su Facebook, ma la vedranno solo quelle persone che hanno visitato il mio sito. Addirittura posso dirgli, voglio che lo vedano solo le persone che hanno visitato quella determinata pagina del mio sito, in modo tale che tu possa fare delle pubblicità assolutamente mirate. Qui capisci la potenza. Una parte che può essere ancora più potente è il tipo di campagna look-alike. Cosa vuol dire? Io ho 100 persone che hanno visitato il mio sito. Come ti dicevo, con il remarketing posso fare una pubblicità che dice: fai la pubblicità per queste 100 persone. Con il lookalike io posso fare una pubblicità che dica: fai vedere questa pubblicità a persone simili alle 100 persone che hanno guardato il mio sito. Capisci bene che dalle 100 persone che già ti conoscono, che quindi potrai fare un tipo di pubblicità a persone che già ti conoscono, puoi fare una pubblicità a delle persone similari. Come fa Facebook a sapere che sono similari? Perché con tutti i pixel di tutti i business manager lui sa quali sono le abitudini, i gusti e le attività che fanno in internet le persone. Per creare un pixel, come sempre, sono in pixel, aggiungi pixel. Lui semplicemente ti chiederà di dare un nome al pixel. Io in questo caso ti consiglio, lui ti propone pixel di Luca Camerini Agency o come tu hai chiamato il tuo account pubblicitario. Io qua ti consiglio di dare il nome del tuo sito. Comunque, anche in questo caso, la cosa importante è sapere riconoscere di quale pixel stiamo parlando. Se tu hai due attività differenti, in una metterai attività 1 pixel e nell'altra attività 2 pixel per sapere di quali, diciamo, visitatori di siti stiamo parlando. Dopodiché, la unica cosa che ti chiede è di mettere l'indirizzo del tuo sito internet. Questo è facoltativo. Puoi metterlo o non metterlo perché alla fine quello che si farà con il pixel è andare a prendere questo codice che ti fornisce Facebook, copiarlo e incollarlo nelle tue pagine del sito internet e automaticamente Facebook saprà riconoscere a quale sito è associato il tuo pixel. Se tu dovessi avere due siti differenti che offrono la stessa tipologia di prodotto in modo differente. Questo significa che i tuoi clienti sono fondamentalmente gli stessi. A quel punto tu potrai mettere lo stesso pixel sui due siti differenti, però
in modo tale che unisci i visitatori tanto di un sito quanto dell'altro. Se invece tu vuoi, hai due siti, vuoi tenerli separati, a quel punto farai un pixel per un sito e un pixel per l'altro. Se io adesso diciamo che faccio il test e faccio continua, vedi, lui dice, decidi di continuarla ora, configura il tuo pixel, io dico configura. Aggiungi il codice pixel al sito manualmente e vedi che lui mi ha generato questo codice. Questo codice è quello che copiandolo, ci faccio qui sopra, l'ho copiato, per gli esseri umani è fondamentalmente incomprensibile, però per Facebook è fondamentale per riconoscere chi sei tu, ma soprattutto chi sono le persone che visitano i siti dove tu andrai a incollare questo codice. Questa diciamo che è la parte più importante del business manager, perché è veramente dove raccoglie i dati di tutti i tuoi visitatori, di tutte le persone che sono interessate a te, e quando tu farai delle pubblicità cercando di mirare la tua nicchia, quindi la tua tipologia di clienti, quello che questo pixel farà è raccogliere i dati delle persone che guardano le tue pubblicità, delle persone che ci cliccano. E quindi formare sempre di più un bacino che tu poi potrai andare a mirare quando farai delle pubblicità mirate. Come ti dicevo, se tu hai un business dove sai già che a queste persone piace il tuo prodotto 2, puoi fare una pubblicità per solo le persone che hanno guardato il prodotto 2. Puoi ben capire che questa cosa è stupefacente. Una volta che abbiamo impostato i pixel, andiamo nella protezione della marca, brand safety, abbiamo i domini e tu qui potrai aggiungere tutti i vari domini che andrai a gestire con il tuo business manager. Come vedi, ho già aggiunto il mio lucacamerini.com, ma sempre con il tastino blu faccio aggiungi, posso mettere un nome di dominio, a quel punto Facebook mi chiederà di andare nelle impostazioni del dominio, e anche qua ti invito, se sei tu a gestire il tuo sito, sono delle impostazioni del DNS, una impostazione un pochino più complessa che ti spiegherò in un altro video. Se invece hai una persona che ti gestisce il sito, gli farai fondamentalmente di fornire questa informazione e lui andrà a impostare questi DNS, perché Facebook ha bisogno di controllare che tu realmente sei il proprietario di quel sito. Diciamo che se io qui metto nike.com perché voglio sfruttare Nike per fare una pubblicità, non lo potrò mai fare perché in realtà non sono il proprietario di Nike.com. Seguiamo sempre il menu, vediamo che ci sono varie possibilità. Andiamo al punto importante, fondamentale, qui devi fare molta attenzione, al punto pagamenti. Nei pagamenti tu puoi andare a mettere diverse carte di credito. Hai diverse forme di aggiungere i pagamenti. Il consiglio spassionato che noi in Visa Post Italia abbiamo ricevuto per evitare problemi, qual è? È quello di non usare mai PayPal. Perché non usare PayPal? Perché quando tu fai una pubblicità, se metti PayPal e per qualsiasi motivo PayPal e Facebook non si comunicano, quando Facebook richiede i soldi, a Facebook risulti un cattivo pagatore e comincia a bloccarti. Ti blocca il tuo account pubblicitario, non ti fa partire le pubblicità, ti può addirittura bloccare l'accesso e se ti blocca l'accesso potresti perdere tutto il pixel che abbiamo costruito finora. Quindi hai semplicemente un tasto che aggiungi, ti chiederà i dati della tua carta di credito, ok, come vedi, mi chiedi i dati della carta di credito, ti consiglio di mettere una carta di credito che abbia sempre dei fondi, perché come ti dicevo, fai attenzione, se Facebook ti richiede un pagamento per una tua pubblicità e tu non paghi, Facebook non è come, non ti chiama e ti dice per favore ti sei dimenticato di pagare, ti blocca e non è una cosa piacevole. Una volta fatti i pagamenti abbiamo il centro di sicurezza, anche qui fai molta attenzione. Come ti ricordi, prima tu sei entrato con il tuo account personale. La unica cosa che abbiamo fatto è stato mettere un nome
che hai dato al tuo business manager. Poi abbiamo creato un account pubblicitario che gestisce le parti del tuo business manager. In questa parte del business manager non è come Facebook normale, che sì, ovviamente dà fastidio che ti entri qualcuno, ma qui ci va di mezzo pubblicità, immagine dell'azienda e soldi, perché uno potrebbe entrare, farci una pubblicità a se stesso, perché entra nel tuo business manager, quindi è il caso di metterlo il più sicuro possibile. Qui avrai diverse possibilità. La cosa fondamentale è mettere l'autenticazione a due fattori. Quando tu sceglierai l'autenticazione dei fattori, io non posso fartelo vedere perché l'ho già messa, fondamentalmente ci sono varie possibilità. Tu, in base a come tu usi il tuo business manager, come sei abituato col telefono, decidi quale è migliore per te. Io ho deciso di installare un'applicazione che è sul telefono, che permette, quando qualcuno tenta di entrare, e sono io stesso, se io chiudo il mio Facebook e rientro, lui mi manda sul telefonino un messaggio che mi dice: sei tu che stai cercando di entrare? Io dico sì e automaticamente entro. Ripeto, metti l'autenticazione a due fattori. Ne va della tua sicurezza, dei tuoi soldi, di gente che può entrare e fare cose che non sono piacevoli. Quindi a te non costa nulla, metti l'autenticazione dei fattori, vai sul sicuro e sei tranquillo. Come vedi, se hai contatto, aggiungi un altro amministratore. Aggiungi un altro amministratore, può essere utile nel momento in cui tu perdi le tue credenziali di accesso o qualsiasi cosa, che un'altra persona può sempre entrare in questo business manager o ti può aiutare ad entrare. Diciamo che le impostazioni principali sono terminate, la ultima parte sono le informazioni sul business manager. Qui vedrai un elenco di tutte le informazioni che tu hai messo prima. Se ci sono informazioni che mancano, ad esempio il tuo indirizzo, la tua partita IVA o il tuo codice fiscale, cerca di mettere tutto. Più informazioni dai a Facebook, più Facebook è contento. Io spero che questo possa essere stato utile. Come l'ultima parte del menu è una guida alla configurazione, ti spiega un po' quello che ti ho spiegato io adesso. Ti spiega anche cose più approfondite, comunque io sappi che ho l'obiettivo di fare sempre più video per approfondire anche determinati argomenti. Più imparerò nell'accademia che sto facendo, più cerco di trasmettere a voi queste informazioni che io raccolgo. Piano piano migliorerò anche io nel fare i video. Una parte importante è proprio questa di fare dei video tutoriali per parlare, per spiegare. E piano piano uno migliorerà, io sono all'inizio e migliorerò. Quindi ti chiedo per favore, se ti è piaciuto il video, di mettermi un mi piace. Se ti piace l'idea di seguirmi, di vedere come migliorerò, metti addirittura un mi piace alla pagina, seguimi. Diciamo che io ho aiutato te a imparare qualcosa e tu aiuti me mettendomi dei mi piace, perché più mi piace io ricevo, più YouTube capisce che i miei video sono interessanti o utili. Se per te è stato utile, io ho dato qualcosa a te e tu dai qualcosa a me. Ovviamente non sei obbligato. Se vuoi fare dei commenti, ben accetti, accetto critiche, consigli, tutto quello che vuoi. Scrivilo sotto nei commenti, io non ho problemi. So che devo migliorare, migliorerò. Spero di essere stato utile. Ti mando un abbraccio, un saluto e buon lavoro. Ciao.